e ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. Siamo ritornati in un nuovo reaction episodio della terza stagione di Guapo. Con me c'è sempre il buon Doc. Salve popolo Mega 3 di YouTube, io sono Doc. Questa non è The New Connection, ma un giorno fosse l'intero. Non devo dire, e siamo di nuovo qui sul canale di Vale Mangaka, che non rimarrà più ancora più molto. E benvenuti a un nuovo reaction di Guapo. Sesto episodio, che secondo me sarà tanta roba. Abbiamo visto nello scorso episodio Trist ma finalmente ha l'azione, combattere contro il Dark Blood, che si è scoperto fosse il maestro Gurtar. Finalmente sconfitto, ritornato alle sembianze normali, ma però col piano completamente distrutto. Quindi sono un po' in ansia per Trist, ma non vorrei vedere che cazzo di fine avesse fatto. Quindi speriamo che man mano che vada avanti la serie ci possa approfondire bene questa cosa. Episodio 6, che non sappiamo neanche che piano siamo arrivati, quindi dobbiamo vedere che piano è, perché da me sembrava dal fine del quinto episodio mi sembrava piano feca, però non vorrei dire una stupidaggine, quindi non lo so, bisogna ancora vedere questa episodio 6. Quindi bando alle ciance, iniziamo con l'episodio. Ah, i pianeti e tutto quanto. La bellezza di questa immagine è bellissima. Ma questo, ma scusa, questo qui è cos'è? È il piano di, oddio, mi sta venendo un trip. Non era il piano la torre di Oropo si trova in una dimensione a parte. In dimensione. Ah, ok. Il piano di Oropo è distrutto, oddio. E questo dovrebbe farvi capire quanto è OP Oropo, visto che è in grado di creare una dimensione tutta sua. Quadrati, aiuto, mi fa pensare. Oh. Se lei lì c'ha i ripensamenti di aver abbandonato suo padre. Prima. Come cazzo corre lei a mano? Non lo so, è strana. No. Che io mi sono sempre chiesto, ma come cazzo fanno alcuni dei personaggi a camminare scalzi? Lo sono sempre chiesto. Boh. Ci avranno dei calli sui piedi leggendari di quarto livello, proprio. A quanto pare. Dove? Ruel. Ruel è morto, non ce la fa più. Ma lui c'ha una certa età e... Però cavolo, anche quando fai combattimenti ci metti, ne metti un po', cioè... vedo un dado luminoso incastrato nel muro. Aiuto, mi fa pensare a un'altra classe, non quella che stavamo dicendo. Stavo pensando neanche io. Le scale infinite. Rue. Cos'è? Che cos'è? La luce divina che lo sta per prendere, che cos'è? Sono troppo vecchio! Cosa. Ahimè, non ho più i muscoli nei denti! Oh! Mi sento un applauso! Rue! Giustamente. Un kama? Il vecchio piannucolone. È la Madonna. Flash. Come sempre, gli Ruel American. E altri kama? Ok. Sembra un'immagine del gioco, sembra questa cosa di kama. Il potere del vile Danaro. Denar. Siamo arrivati. Aia. E che flip. Prego, sì. Dimmi che miau, miau, dimmi miau. Che ascio. Non lo so. Non penso. Lui era rimasto nella dimensione Caffitto nei tre episodi speciali, miau. Che si era dileguato nella mente. È vero, non abbiamo abbandonato delle... Aspetta, non ha detto che Ash. Ha detto Yugo. L'ha detto Yugo, però ha detto si è ricordato della quando ha lasciato il mondo lì. Ha detto che Ash è il guardiano di questo tempio. Allora, non ho letto, ma non l'ho visto bene, ragazzi. Scusate, mi sono perso un pezzo mentre parlavo. Sì, la portiera per il cane. La portiera per il gatto. La schiena, cioè, non può fare queste cose alla mia età. Il vino è danaro. E la mia età è tutto normale. Oddio, con l'animazione. Voglio vedere Ash. È una sala allenamento, sembra quello di Ramma quando vanno a fare allenamento con suo padre nelle fontana, nella fontana dove si cambiano aspetto, dove cadono e cambiano aspetto. E io è rimasto incastrato. Chissà come mai. Dai, tira. Hai un sedere enorme. Prendimi in giro. So che hai preso quello di tua madre. Spingerti dietro. Che sono ste cose? Tasta, comincia a tastare bene le cose. Questa voce
Sì. Sì. Aspetta, non è ancora arrivato. Ash! 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 Piano Eka Flip, c'è il guardiano Ash. Perché da micino piccolino diventa così? E la Madonna, si è fatto gli steroidi pure lui. Ma perché da micino poi si trasforma così? Forse per confondersi. Era molto più piccolo nei tre episodi speciali. Ama giocare. Ah, ancora il rimorso dell'ultima sconfitta nel mondo Eka Flip. Mi piace molto di più adesso come era negli episodi speciali. Faccio precisazione. Ho amato questo personaggio fin dalla prima volta che l'ho visto. A me piace di più la versione, mi piace più questa che negli episodi speciali. Infatti adesso è ancora più figo. Siete pazzi? Beh, in effetti i membri visti finora non è che siano molto sani di mente, eh. Boh. Aspetta, dove vai? Deve smettere di imitare suo padre. Cioè lui salta con le mani dietro la schiena, proprio figo power. È un micio, un miau miau, Ha ancora tanto da imparare. Oh no! Ah, brava! Vedo una faccia pericolosamente vicina. E la no, porta. No! Che schifo! Oh mamma! I gomitoli di lana, proprio caratteristica del miau miau. È giusto? Oh no, tutto bloccato, c'è i poteri bloccati. Oh no. Niente poteri elatro. Oddio. Oh no, questo è come era visto nel sì. Oh cazzo. È un inibitore. Nel Cavaliere Giustizia, te lo ricordi che anche lì avevano utilizzato un inibitore? Madonna. C'era il Cavaliere Giustizia sto coso. Sì! Sono semplici. Nell'albero Ecaflip. Devono prendergli la medaglia. Devono prendere la spilla, ecco, la medaglia e vincere. Ovviamente senza poteri Ela troppo non possono farcela. Dai, dai, dai. Cazzatura. Lady Echo. Ah. Dai, facci vedere che porca puttana. Propo. Lady Echo. Sta No. Mamma mia. Un momento. Fammi vedere un po' di faccia di Oropo. Oropo. Come cazzo si chiama? Oropo, scusa. Oh Cristo! Sono solo io? Mm-hmm. O mi sembra Yugo da adulto? Da dietro sembra... Mi pare anche a me, mi pare tantissimo! Finché non lo vediamo di faccia non ti so dire, cacchio! Oh Cristo! Non ti so dire, cioè, mi pare... Cioè, un pochino l'aspetto, sì. In fondo è un Elia troppo anche lui, quindi ci sta che gli somigli un po', però... Però, non lo so, bisogna vedere più avanti, bisogna vedere che cacchio è. Dai, Ugo, fa qualcosa, maronne mie. Senza potere. Ho capito, però deve fare qualcosa. Scusa, anche per all'inizio, nella prima stagione, lui non sapeva neanche di avere i poteri e la trop. Eppure ho capito, ma comunque li usava i portali. Non ce la fa. Non ci vuole nemmeno provare. Bloccate le vie di fuga. Oh mamma mia. Fa un po' un cazzo. Si deve non fa nulla. Grande Ruel. Mamma mia. Dammi la chiave. Porca miseria. Come se la cavano? Fa un gatto con un topo. Voglio affrontarlo. Questi due che svolazzano nella stratosfera. Sì, sì. Non si lascerà convincere, Yugo. Dice che ha bisogno anche di... È vero, non solo dei figli di Evan, di Pampana e Eva. Ma sta male. C'è qualcosa che non va, Oropo. Ma che cazzo mi pronuncio male. Dai. Mi piace, allora, mi piace, fighissimo. È il bello che combatte con le mani dietro la schiena. Sì, mi fa tanto di cos'è Kung Fu? Mi fa tanto di maestro di Kung Fu Panda. Perché mi sta tanto di maestro figo dietro lo sciandelo Kung Fu, mi fa tanto. Sembra quasi un guerriero Shaolin. Infatti, anch'io stavo pensando una cosa del genere. Oh no. No? Perché c'è una cacca? C'è una cacca, di gatti qua. Perché i vicini? Oddio. Mau, mau, mau. E lo sapevo. Prr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 
babbo carino. E la Madonna. E vabbè, lei Flip è molto gagatto. Ma gattaro. Ma gattaro. Amalia, aiutalo.
Lui se la ride. Micini. Miau, miau. Tanti gatti. Micini. La Madonna. Che è sto squalo? Oh, cos'è? Miau. Cosa fa? Brr, fanno le fusa. Fanno le fusa. Boom, meccio. Oh, bella. Come sempre usa... Ma sbaglio o l'ha protetta? Scusami. Perché? Micio. Utilizza addirittura un calma per chiamare i micini. Ma pensa un po'. I gatti vedono la cosa che dondola. Ma è un calma, è una moneta. Il gatto mica lo sanno che è una moneta. Vedono un coso che dondola e lo inseguono. Ah, vabbè. E non avendo micini non ti posso sapere. Ah. Sta lì bello e comodo con le carte. Un altro round? È un piacere. No, il mio cava. Il mio cava, dammelo. Ah, di onore, ragazzine. Ah, quindi hanno rispetto appunto per lei perché al fatto di onore. Una bambina che ha appena scoperto il significato di onore. Il significato di onore, pensa un po'. E infatti con i genitori che si ritrova era normale. Era palese, era la cosa. Senza il suo potere è svantaggiato Yugo, un casino, come fa? Una rete. Oh mamma mia. Una scimmietta. Che cosa? Non lo so, dai che ce la puoi fare. Cosa fa? Ah, la fa contrapeso. È volata via come una catapulta. Per coprire l'inibitore. Ma grande Lili. Poi dicono che gli op sono stupidi. Grava. Sembra che tu mia. Un'ondata di gatti. Che sborone. Ma dai, che genialata. Gravo. Ma oddio. Ma che cazzo. Quella Madonna. Ha imbrogliato. Giustamente. Nel prossimo avversario non si deve trattenere. Sei l'ennesimo psicopatico? Ma boh, probabile. E andiamo avanti. Quindi Sara e Caflip andata. Prossimo cavaliere d'oro chi è? Ma è un tavolo da flipper. Cazzo, Power Ranger. Ma che ne so. Che cazzo è? Non so. Wow ragazzi, bella puntata anche questa. Ritroviamo il nostro amatissimo miau miau. Ash, no, il mio amatissimo Ash. Ash è uno dei miei personaggi preferiti di tutta Wacko in generale. Che bello, goduto come un pazzo. A mio parere, diciamo, io pensavo di averlo completamente abbandonato nel mondo Ecaflips, però a quanto pare forse me lo sono perso un pezzo quando mi diceva Doc, ma guarda che Yugo ha appena detto che c'è, cioè, sta lì Ash nel mondo Ecaflips. E si è fatto anche gli steroidi a quanto pare, perché era più piccolo l'ultima volta. Infatti. Effetti, però... abbiamo appena visto che si pompa a comando, quindi... Si pompa a comando quando è incazzato, quando lui non sa perdere, però una cosa così. Amano il gioco d'azzardo, vivono per quello. Il gioco d'azzardo, sì. E non sopportano mai perdere, quindi... Ah, no, perché alla fine comunque Yugo ha detto che Ash è un tipo che ha un senso dell'onore, quindi anche quando perde accetta questa cosa. Sì, ma probabilmente... Perché alla fine Ash ha detto che ha perso, però che si è divertito. Si è divertito, sì. Sono dei grandi giocatori, strateghi, queste cose così. Quindi questa cosa di Ash mi fa tanto onore che almeno sappia apprezzare la cosa, il sarcasmo, il divertimento, questa cosa così. Mi piace, una cosa che mi è piaciuta è mi piace molto questo design, come l'hanno fatto. Mi piace moltissimo. È ancora sa più molto, figo. Mi sa tanto di maestro Shaolin, perché come Shaolin, come Kung Fu Panda, però mi piace questa cosa. Poi quindi abbiamo visto Lady Echo un po' che amoreggiavano appunto insieme. Quindi non vorrei ci fosse una qualcosa di, forse nel principio c'era tra Lady Echo e Oropo, quindi no,
non si sa. Boh, quindi probabilmente Rieko sarà stata la sua prima seguace a, alla Abbiamo iniziativa di... avuto ancora una volta un'ennesima prova che si proprio è un Eliatrop. È un Eliatrop. Ha l'aspetto da Eliatrop. Che tra l'altro tu hai visto probabilmente nella, nella, a un certo punto, tu hai detto nell'episodio che da dietro Oropo sembrava Yugo. Cioè, no. Sembra Yugo da tutto, cioè... sembra Yugo, però vabbè, non lo allora, possiamo è un'ennesima sapere. Prova che Oropo è un Eliatrop, perché questo, allora, sì, questo è certo. Ma cazzo, sicuramente da dietro mi sembrava Yugo veramente visto non dietro. Lo so, poi no, potrebbe anche essere uno di tanti bambini nel mondo, nel mondo Eliatrop, potrebbe anche essere uno di loro, questa potrebbe anche essere che è cresciuto che aumentare la aumentare la curiosità attorno a questo strano appunto personaggio. Perché io mi ricordo ovviamente che noi abbiamo visto solo a un certo punto, perché noi sappiamo ovviamente che chi ha visto naturalmente le puntate, Yugo ha nascosto sotto il suo cappello delle specie di ali, diciamo di ali di ali di pipistrello, è vero, però hanno delle ali, hanno delle ali qua, non si è visto, quindi questo non ce le aveva, non si è visto perché si è visto metà testa, quindi non si è visto ben bene, poi probabilmente ce le avrà o non ce le avrà, questo non lo possiamo sapere, però non lo so, le prossime puntate, sono le prossime puntate, hai fatto, ho visto quello che sarà il prossimo avversario, che sembra sotto specie di Power Ranger, sì, è una specie di Power Ranger con l'armatura, vabbè, no, solo nel prossimo episodio ci sono risponderà. Le prossime episodi possiamo sapere, quindi ragazzi noi vogliamo sapere la vostra opinione in meno in questo episodio, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e voglio sapere la vostra opinione in merito al ritorno effettivo di Ash in questo nuovo, nella cerchia dei piani pervesi di Oro, e sono curioso di vedere la vostra opinione in merito, perché mi ha fatto morire dal ridere questa puntata. A me, commentate, condividete al massimo questo video, voglio comunque ricordarvi che il giorno dopo, successivamente, ci sarà anche la recensione di Doc sul suo canale di questo sesto episodio, quindi mi raccomando andate a vedere la sua recensione, vi ricordo ancora di vedere le vecchie recensioni dei vecchi episodi sempre del canale di Doc, e sempre come sempre vi ricordo ancora di guardare sempre le vecchie reaction ai vecchi episodi e le precedenti puntate di questa terza stagione, che ancora una volta mi sconvolge totalmente guardandomele tutto. Io chiudo qua il video ragazzi, ringrazio ancora Doc per aver partecipato a questa l'ennesima reaction a questo episodio, e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un commento o un mi piace anche per i social Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, il gruppo dei spammatini Telegram e anche il canale di Doc, che vi lascio tutto quanto il link in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, io e Doc ci rivediamo alla prossima reaction, e quindi e allora se la sfida è ancora iscritti iscrivetevi, commentate, condividete tutti i giorni, altrimenti noi verremo a casa vostra, che cosa gli facciamo? Gli facciamo le fusa, gli facciamo. Ma come gli facciamo le fusa? Gli facciamo le fusa. Lo so, però questa puntata mi è rimasta in mente soltanto i miau miau di micini carini carini mototi tenerosi, mi è venuto in mente. Vi facciamo le fusa, li facciamo. Se ok, li facciamo morire al suono di coccole. Al suono di coccole, li facciamo morire. Li facciamo venire un coccolone. Quindi ricordate sempre che se esiste può essere censito e enjoy the connection. Ciao.